Buongiorno amici di Daily, oggi come primo obiettivo barra due obiettivi voglio darmi appunto due cose da fare. Una, la prima è sistemare il cancelletto, perché praticamente da quando abbiamo messo la rampa lo spazio da questo lato qui è diminuito, anche dall'altro, ma di qua non era un problema. E quindi praticamente il cancelletto fa fatica a chiudersi in questa zona e teoricamente se io mollo questo avvito qui questo dovrebbe salire leggermente, non dovrebbe più toccare lì e dovrebbe aprirsi e chiudersi con cioè molto meglio. Poi bisognerà anche dargli una sistemata visto che è parecchio rovinato, sporco eccetera, però tra tutti i vari lavori era stato un casino. Qui tutto a posto. Poi l'altro obiettivo è quello di mettere all'interno il controller per rendere controllabile da Alexa le luci sulla rampa. Dovrei farlo anche lì in fondo per quello degli scalini, ma brava Ivi, ma quello lì devo risistemarlo, quindi per ora sistemiamo quello. Pilastrino tolto, adesso questo qui si dovrebbe poter sganciare un pochino, devo capire bene come perché comunque pesa, e poi posso far girare questo, vediamo. Sono riuscito a sganciarlo, intanto c'è un vento della Madonna, adesso devo riuscire a avvitare questo. Il problema è che c'è questo qui che lo tiene in avanti, quindi devo far girare solo questo e non questo. Prima missione compiuta. Guardate, adesso, anche se non è ancora fissato, qui si chiude alla perfezione. Yuhu! Adesso mi manca solo da rimettere la vite. Ringrazio Mauro per avermi fatto notare che lì si poteva regolare, perché non mi ero accorto. Prima missione completata, cancelletto bello chiuso, e adesso dobbiamo mettere questo per controllare le luci LED. Adesso in realtà sono indeciso, perché qui teoricamente avevo messo anche l'interruttore per accenderle e spegnerle, ma in realtà anche una presa. In questo momento qui arrivano solo 12 volt, perché non avevo fatto tutto l'impianto. Quindi sono indeciso se metterlo in questo momento o metterlo dopo, non lo so. In realtà siccome non ho portato i 220 lì, è più facile perché qui ho la scatola dove avevo lasciato l'alimentatore, diciamo, di LED, quindi posso tranquillamente farlo qui e non lì in fondo. Controller collegato, le luci sono accese, adesso devo solo configurarlo. So che non si vede molto perché è giorno, però in realtà questi LED fanno parecchia luce. Guardate, comunque adesso posso accenderli e spegnerli con il telefono. Adesso lo configuro anche con Alexa e poi programmo che si accende e spegne da una certa ora. E la cosa figa è che posso anche accenderli e spegnerli dall'interruttore. Era da tipo mesi che volevo fare queste due cose e oggi le ho fatte. Mancherebbero gli scalini, ma li tengo per un altro giorno. E tu cosa vuoi? Dimmi, vieni. A tutti e due addirittura? Grazie. Amici di Daily, vorrei chiedervi un consiglio. Voi che siete praticamente tutto, siete ovunque e sapete qualunque... Si era riempita la memoria del telefono, ho svuotato tutto. Qualcuno di voi conosce qualcuno che sia disposto a farmi delle lezioni in videochiamata o... di persona, va bene anche in videochiamata, tanto tra il niente e la videochiamata è già tanto, di coreano, perché non so se ho dei problemi io all'udito, non so, cioè l'app non riesce a riconoscere bene quello che dico, cioè delle volte mi sembra di dirlo male e che l'app mi dica vada bene, delle volte mi sembra di dirlo bene e che l'app mi dica no e continui a rifiutare, quindi mi servirebbe un aiuto da quel punto di vista. Fatemi sapere, cercasi insegnante di coreano per videochiamate o lezioni da casa. Ovviamente nelle lezioni da casa sono previste anche le coccole a Ivy e Kuma. Ah, e avevo dimenticato di far vedere il risultato, praticamente sono uguali, in qualcosa sono un pochino più rosati, in altro no, forse avrei dovuto usarlo dall'inizio, però probabilmente mi piace più questo, in questo momento qua della colorazione, ora magari poi per il mio compleanno più avanti mi rifaccio il colore, vediamo. Allora, mi ha detto Alvi, qual è il nostro stellino o chiavetta? Stellina.
Mi ha detto Alvi che ha sistemato una cosa. Ciao Ivi. Noi avevamo problemi col cancellino che strusciava sempre qua. Ed era noioso. Vediamo. Oh, un guanto, guardate. Oh, anche Ivi è stupita. Oh, che bravo che è stato il papi. Ah, oh, che bellezza. Non avete idea. Ivi, sei contenta anche tu? Comunque, volevo aggiornarvi. Non gli apparire Ha anche. funzionato! Sì. Ciao. Ciao. Ha funzionato, si sono accesi da soli, adesso li ho anche messi al 20%, mi pare. Così consumano anche meno, tanto in realtà alla massima potenza veramente ne facciamo troppa di luce e domani mattina si spengono da soli. Salve fanciulli, oggi sto facendo qualcosa di diverso. Mi sono messa a sistemare il banner del mio canale YouTube, che era un po' che era il solito. Come vedete è questo e non dice tanto di me, soprattutto non rispecchia più quello che sto facendo. Quindi qua sto provando a sistemare delle cose, ancora vanno sistemate tutte le proporzioni, io faccio schifo in queste cose, vediamo un po'. Ho avuto la pessima idea di provare a fare il pattern e non so nemmeno se funzionerà. Vediamo, speriamo. Ho paura che crei molta confusione qua e toglierlo qua forse non ha senso. Boh. Terribile, ho provato a rimodificare, non mi piace lo stesso, quindi torno all'idea originale. Alla fine comunque il banner è diventato così. Cosa ne pensate?